Ciao a tutti, torno a trasmettere dopo qualche giorno. Ho deciso di farlo direttamente dalle amorevoli mura di casa mia a causa di reiterati problemi di salute. In questi giorni, come avrete notato, non ho postato video, principalmente perché ho lavorato e ho portato a termine con buoni risultati il mio ultimo libro. Il mio ultimo libro si chiamerà Come vincere la paura e vivere felici. Sarà disponibile tra qualche giorno su Amazon.it e su tutti gli altri siti online. Un libro che mi è costato oltre 2 mesi di sanguinosa fatica, un libro che si propone di aiutarci a fornire una mappatura delle principali paure. In questo video ovviamente ne parleremo. In questo video ho deciso di concentrarmi principalmente su 4 paure, anche se nel libro si parla di tante altre cose, tante belle cose, ad esempio di come formulare obiettivi specifici, come stipulare un obiettivo con il metodo SMART. Parliamo anche del meraviglioso metodo GROW del coach. Ma fondamentalmente i protagonisti sono le 4 paure di cui ho accennato prima e le ripetiamo: la paura del cambiamento, la preoccupazione, la paura dell'insuccesso e la rabbia. Questo libro, con il mio solito stile molto diretto, si premette di fornire un valido aiuto innanzitutto nel individuare le proprie paure. Come sapete, è più facile battere quello che si conosce e dopodiché, dopo che si è individuata la propria paura, si procederà alla lettura, soprattutto agli esercizi pratici, e scoprirete quali sono state le strategie di coloro che hanno superato questi tipi di paura, come ci sono riusciti, cosa li ha motivati a superare le paure, la preoccupazione e la rabbia, autentici mostre, autentiche bestie nere per il nostro successo, autentiche palle al piede che spesso ci limitano. E per tutti gli iscritti al canale YouTube, che con grande felicità posso denotare stanno crescendo davvero a dismisura, siamo quasi a 30.000 iscritti, e tutto ciò in poco più di un anno. E andiamo quindi per tutti gli iscritti di YouTube e magari anche per coloro che seguono questo video dalla pagina Facebook. Andiamo ad affrontare, ad analizzare una per una queste paure. Iniziamo con la paura del cambiamento. Ragazzi, una delle paure più temute da noi italiani. Perché abbiamo così tanta reticenza nel cambiare? Perché è così difficile cambiare le proprie abitudini, ad esempio l'abitudine di fumare troppo, di mangiare troppo, di incorrere in quei sentieri emozionali ripetitivi che ci portano spesso alle emozioni negative. Bene, ve lo spiegherò parlandovi della neuroscienza, parlandovi di come funziona il nostro cervello. Il nostro cervello è fortemente abitudinario. Il cervello per natura tende a conservare lo status quo. Quando l'essere umano spesso ottiene i cambiamenti più significativi, credo che abbiate intuito, questo avviene quando si prova un forte piacere o un forte dolore. Il cervello, così com'è, è fatto in pratica per mantenere uno status quo. Quando usciamo da quella che gli americani chiamano comfort zone, o comfort bubble, che possiamo italianizzare semplicemente chiamando la zona di comfort, spesso abbiamo più facilità nell'ottenere i cambiamenti. In questo libro parliamo di come utilizzare le emozioni negative come paura e dolore per ottenere cambiamenti significativi, come utilizzare le emozioni negative in pratica come alleato per sconfiggere la paura del cambiamento. Parleremo anche dei metodi, ecco, il libro mi preme dirlo,
parla di dei rimedi più importanti che negli anni sono stati scritti nei migliori libri di formazione dai migliori formatori al mondo. Parleremo anche del CNA, del condizionamento neuroassociativo, che Tony Robbins ha illustrato nel suo capolavoro, quello che in italiano chiamiamo migliorare lo stato mentale, fisico e finanziario. A mio parere il miglior libro di Tony Robbins, e Tony Robbins ne ha scritti davvero tanti, ma migliorare lo stato mentale, fisico e finanziario è in assoluto il migliore. E in particolare Tony Robbins, in quel meraviglioso testo, un libro enorme di quasi 500 pagine, ci parla del condizionamento neuroassociativo e in pratica riprende quella che era stata la teoria del piacere e del dolore di Freud, una naturale caratteristica della nostra mente che tende a fuggire dal dolore e ricercare il piacere. Questa è una caratteristica del cervello che Freud aveva scoperto quasi 100 anni prima che uscisse il meraviglioso libro di Tony Robbins. Tony Robbins ripropone questa metodologia e la denomina CNA, il condizionamento neuroassociativo. In parole povere, Robbins ci dice che associando un forte dolore alla situazione attuale e associando un forte piacere alla situazione desiderata è più facile ottenere i cambiamenti. È una sorta di condizionamento, infatti lui lo chiama condizionamento neuroassociativo, una strategia per il cambiamento molto valida, funziona, potete provarla anche voi e potete approfondirla nel mio libro per realizzare anche degli esercizi appositi, proprio in onore per riproporre davvero una delle strategie di cambiamento più importanti e più efficaci che si siano mai lette in un libro di formazione. E poi parliamo anche del meraviglioso, del capolavoro assoluto di Brian Tracy, Abitudini da un milione di dollari, che a dispetto del nome non è un libro di educazione finanziaria, è un libro sul cambiamento. Brian Tracy ci consiglia di concentrarci principalmente sulle abitudini, ecco perché abitudini da un milione di dollari, sulle abitudini anziché sui vari sulle varie strategie motivazionali che spesso vengono decantate dai suoi colleghi. Quindi sviluppare abitudini, e qui citiamo di nuovo la neuroscienza, ricordate che ogni volta che compiamo un'azione, ogni volta che facciamo nostra una nuova abitudine, si forma un solco nel nostro cervello e quando ripetiamo l'abitudine con una certa continuità, questo solco diventa sempre più forte. Ecco perché è bene sostituire le abitudini negative con quelle positive al fine di creare un solco potente di abitudini potenzianti, e questo è quello che dice Brian Tracy. Quindi concentrarsi sulle abitudini anziché sulle varie e solite strategie motivazionali, un libro straordinario e un principio davvero eccezionale. Ovviamente parlo anche di questo all'interno del libro. Un'altra delle strategie per superare la paura del cambiamento, una delle paure più temute, in conclusione di questa prima parte di video posso dirvi: senza il cambiamento non può esserci successo. Quindi come scrivo anche all'interno del libro, le persone devono scegliere quale sarà il loro destino, o cambiamento oppure insuccesso. Parliamo di un capitolo che mi sta particolarmente a cuore, il secondo capitolo del libro, la preoccupazione. Ragazzi, avrei davvero tanto da dire su questo e vi spiego anche perché, dal momento che mi ritengo un ex preoccupato cronico fino all'età di 29 anni, adesso ne ho 34, mi preoccupavo davvero per tutto e tutti, anche quando squillava il telefono temevo si trattasse sempre di una cattiva notizia, quando mi arrivava posta temevo sempre di ricevere multe, notifiche,
che cose varie quando un mio amico mi faceva un complimento. Credevo che lo facesse soltanto per un secondo fine, quindi posso dirvi chi meglio di un preoccupato cronico può capire la preoccupazione. Al di là di questo, ragazzi, dobbiamo dire che la preoccupazione è davvero malsana. La preoccupazione ci genera tutta una serie di danni anche a carico del cuore. Alla lunga, se protratta, può portare anche a malattie gravi, può portare addirittura alla morte. E voglio citarvi anche una bellissima frase, una frase di Mark Twain, che più volte abbiamo citato all'interno dei miei video. Ho avuto tanti guai nella mia vita, la maggior parte dei quali non si è mai verificata, ed è proprio così. Pensate, è stato fatto uno studio che il 92% di paure, ripeto, il 92% di paure, non si verifica mai. Il 92% delle paure nella vita dell'essere umano non si verifica mai. Quindi che state aspettando? Smettetela di preoccuparvi. E come farlo? Questo è un po' complesso da spiegare. Principalmente nel libro spieghiamo che con la metodologia chiamata coaching è possibile mettere in moto i succhi creativi del cervello e, grazie a una serie di domande mirate, scoprire quali sono le risposte giuste per noi. Ricordiamo che ogni essere umano è diverso, quello che funziona per voi può non funzionare per me o per altre persone. Quindi una serie di domande che, prese proprio sulla falsariga del coaching, vi permetteranno di superare la terribile preoccupazione. Ricordatevi, mentre voi vi preoccupate, gli altri stanno cantando e ballando. Quindi la preoccupazione può essere davvero deleteria, la preoccupazione può essere davvero uno spauracchio, può minare il nostro potenziale di crescita ed espansione. E quindi non posso dilungarmi più di tanto. Posso dirvi, nel libro Come vincere la paura e vivere felici trovate tutti i rimedi contro la preoccupazione. Sarebbe davvero molto lungo, molto difficile, per motivi di tempo mi è davvero difficile farlo, spiegare tutti i rimedi e spiegare anche il percorso di coaching che ho indicato all'interno del libro. Però in questo video parleremo di come superare la paura dell'insuccesso, che poi è la paura numero 3, la paura numero 3 di cui parlo nel video. Bene, la paura dell'insuccesso è spesso una paura legata a delle credenze che ci sono state instaurate da bambini. Non ce la farai mai, non ne sei capace, non avrai mai successo. Queste sono delle frasi che tutti abbiamo ricevuto almeno una volta nella vita. Qual è il problema? Spesso abbiamo fatto l'errore madornale di credere a coloro che ci dicevano tutto questo. Abbiamo fatto nostre queste credenze, abbiamo vissuto in una sorta di realtà alternativa in funzione di queste credenze, come ci dice anche la PNL, la programmazione neurolinguistica. La mappa non è il territorio. Noi esseri umani creiamo una mappa del mondo in base a tutte le nostre esperienze di vita. Ahimè, con le credenze limitanti abbiamo creato una mappa del mondo limitante. Come uscire da questo percorso, da questo circolo vizioso che non porta a nulla? Uno dei metodi migliori consiste nel rispolverare, tirare fuori dal cassetto i nostri obiettivi. Cosa vuoi? Qual è il tuo grande disegno? Che ci stai a fare a questo mondo? Qual è la tua mission? Viviamo in un'epoca straordinaria, viviamo in un'epoca che poi è il frutto della mission di tanti grandi visionari. Bill Gates, più o meno nel 1975, poco più di 40 anni fa, dichiarò: il mio sogno, un computer portatile nelle case di ogni americano. Oggi, a distanza di 40 anni, possiamo dire che il suo sogno, la sua mission si è realizzata abbondantemente. Altri grandi visionari potremmo citare. Henry Ford dichiarò: se avessi chiesto ai miei clienti cosa desiderassero,
loro mi avrebbero risposto soltanto un cavallo più veloce. Ovviamente Henry Ford ha fatto molto di più, ha trasformato l'invisibile in visibile. Ecco perché l'innovazione, il grande desiderio, la grande vision può realmente cambiare il mondo, ma non solo cambiare il vostro mondo, anche cambiare la storia degli esseri umani. Quindi il prossimo potresti essere tu. Ricorda che non siamo al mondo per caso, siamo qui per una grande missione, siamo qui per dare il nostro contributo al mondo. Uno dei modi migliori per vincere la paura dell'insuccesso, posso dirvi, non è l'unico, è quello di desiderare un grande sogno, essere disposti a pagarne il prezzo, come hanno fatto Bill Gates e Henry Ford, e con l'emozione derivata dal grande obiettivo, la paura dell'insuccesso sarà soltanto un ricordo lontano. Poi nel libro parliamo anche di come vincere la paura della rabbia, ma siccome abbiamo sforato, di questo parlerò in un video a parte, dedicherò un video soltanto a darvi degli utili consigli di come superare la rabbia, quindi un'altra interferenza interna davvero terribile, davvero debilitante. Io spero che abbiate gradito i consigli dati in questo video. Ricordate, se qualora vogliate approfondire, il libro è Come vincere la paura e vivere felici di Marco Liguori, uscirà tra pochi giorni, quindi all'incirca tra il 4 e il 5 ottobre lo potete trovare su Amazon. Con questo è tutto, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati, per fare il pieno delle nozioni e dei video che pubblicherò nei prossimi giorni. Se state seguendo questo video da Facebook, lasciate il vostro mi piace alla pagina Facebook per seguire Marco Liguori, appunto. Vi ricordo che sono anche su Instagram, Marco Liguori 7. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, ciao, alla prossima.